Non gliene frega niente a nessuno, la realtà è questa, non gliene frega niente a nessuno, la regione non ci ha calcolato proprio, nessuno, io parlo in generale. Sono delusi i genitori dei ragazzi affetti da autismo che ieri sono stati contattati dal distretto sanitario con l'invito di accompagnare i figli al CODMA di Rosciano per eseguire i tamponi. Dopo la riapertura dei centri diurni avvenuta dallo scorso mese di giugno, le madri avevano denunciato che questi esami venivano vissuti dai ragazzi come una violenza. Se ne era discusso anche in consiglio comunale, ma nulla sembra cambiato. La cosa assurda è che nonostante le battaglie, nonostante le rassicurazioni che abbiamo avuto un paio di mesi fa, dall'assessore in primis, che non sarebbe più successa questa carneficina, perché io li paragono agli animali in un mattatoio, basta andarli a vedere. Ragazzi tenuti in 3, 4, 5 persone, nonostante gli operatori e i sanitari bravissimi, bravi, proprio di una delicatezza unica, ma purtroppo il tampone è quello che è, non è che ci si può inventare niente. Nonostante le rassicurazioni, stamattina, un po' domattina, devono rifare il tampone e addirittura adesso sembra che tutti gli ultimi martedì del mese debba succedere questa cosa. Allora io dico, si può andare a vedere tranquillamente su internet quello che succede in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna è una regione vicinissima alla nostra che usa solo test sierologici. Allora, mi domando, se va bene in Emilia-Romagna, perché non deve andare bene per i nostri figli? È stato anche chiesto, prosegue Francesca, di effettuare i tamponi nel comune in cui i vari centri hanno la sede, oppure di eseguirli direttamente all'interno delle strutture che ospitano i ragazzi, perché in un ambiente da loro conosciuto vivrebbero tutto in modo diverso, sarebbero più tranquilli. Mi riservo, e parlo anche per altre mamme che stamattina non possono esserci per impegni lavorativi, noi stiamo sentendo degli avvocati, perché noi al prossimo fine mese, il prossimo ultimo martedì del mese, non vorremmo ricominciare, non vorremmo rifar passare questa cosa ai nostri figli. Francesca si chiede perché non si facciano i test sierologici come nella vicina Emilia-Romagna e vorrebbe sapere se allo stesso trattamento, e quindi i tamponi ogni mese, vengano sottoposti anche i bambini che frequentano i centri estivi, gli insegnanti e gli alunni che torneranno a breve sui banchi di scuola. Perché, ha detto la mamma, se così non fosse sarebbe una grave discriminazione. D'accordo anche la consigliera comunale candidata al consiglio regionale con la lista Civitas Civici, Lucia Tarsi. Ne abbiamo parlato in consiglio e tutti all'unanimità abbiamo assolutamente detto che non si doveva ripetere una situazione di questo tipo e che l'assessore Tinti si sarebbe impegnato a chiedere alla Regione Marche di modificare le linee guida, laddove invece di trovare scritto screening bisognava semplicemente modificare la dicitura in test sierologico. Ci ritroviamo nella stessa medesima identica situazione. I ragazzi sono costretti ad andare a rifare di nuovo il tampone, sono costretti a rifare le lunghe file in auto, sono costretti a subire di nuovo quella terribile violenza, e queste famiglie sono state ingannate due volte. La prima volta perché, nonostante le proteste, si ritrovano a dover vivere la stessa situazione, lo stesso shock, lo stesso dramma. La seconda volta perché non sono stati neanche avvisati per tempo. Hanno saputo di doversi trovare questa mattina alle 8, ieri alle 10:30. Questi sono ragazzi che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri ragazzi e le loro famiglie non possono essere trattate ancora una volta come se fossero famiglie di serie B. A riportarci la sua testimonianza è anche Eleonora, mamma di Nicolò, un ragazzo di 19 anni. Qui si parla di ragazzi che hanno problemi di contatto, hanno problemi in tutti i sensi, sensoriali, quindi fare un esame di questo tipo è stato veramente difficile. Abbiamo assistito a delle scene bruttissime. Il CODMA è un posto dove ci sono queste lunghe file sotto il sole cocente ed è tutto a sfavore loro, perché l'attesa non aiuta certo questi ragazzi, hanno dei grandi problemi a attuare test, e possono sembrare insignificanti ma per loro veramente molto invasivi. Quindi io domani mattina alle 8 sarò lì a farli fare il test e non penso che andrà bene sicuramente, quindi preferirei evitare. Fateci i sierologici, questo chiediamo.